Ciao a tutti ragazzi, questo è il nostro video di Black Ops e dico nostro perché qui con me ci sta un mio amico, Andrea Comurk, e vabbè, presentati. Vabbè, io gioco insieme a Pietro e anche a Luca che non si è presentato negli altri video, insieme a un gruppo di amici e oggi sono qui con voi a parlare di questo video. Ok, allora. E questo è un video di dominio, è un po' vecchio, risale al primo prestigio ed è abbastanza buono, vorrei che lo muoio, non mi riuscivo ad abbassare, va bene. Ed è abbastanza buono perché finisce 45-7, mi mando 2 volte il supporto aereo. E sono stato anche molto fortunato perché un supporto l'ho trovato negli approvvigionamenti e se non sbaglio faccio una serie di 30 uccisioni mi pare. Comunque, allora, in questa partita sto utilizzando il FAMAS, che penso che sia una delle armi più forti del gioco, tu che ne pensi? Sì, è molto forte anche di sua armi, che sinceramente preferisco come il Galil, mi piace molto quando è silenziato. Ma il Galil, io non ho mai capito com'è. Buono anche io, però Galil, la prima Galil. cosa che mi viene in mente. È E anche, mi piace molto la K, anche se non è tanto stabile, però è molto forte. la K74 e 47, K47. 47. Sì, e poi guardate qui come muoio. Bomba. Insomma. Fortuna, Sì. questa si chiama. E aspetta, stavo dicendo. Ah, la K47 mi piace molto perché. Cioè, senza mirino, quando tu miri con l'arma, cioè, fa una specie di mirino. E ho provato la K47 col mirino e non mi piace per niente, cioè, sembra una scatola il mirino. Infatti, quando utilizzo la K47 ci metto i caricatori aumentati oppure il silenziatore. Comunque, beh, questa partita utilizzo come secondaria le doppie pylon e come primaria il FAMAS con silenziatore mirino reflex. Sto utilizzando due accessori e quindi sto utilizzando Signore della Guerra Pro. E come il primo e il terzo perk sto utilizzando Hacker e Inflessibile. Infatti qui ho preso gli equipaggiamenti a 4. Poi guardate qui le doppie pylon. Sono Qui era veramente quasi forti. morto. Sì. Le doppie pylon da vicino sono Vabbè. forti, vedi Sì, molto forti. Ci sono un po' stabili, Andrea? cioè, Cioè, vanno in culo alla c'hanno bruna rinculo. quando spari, però cioè, muoio subito, Quindi quindi sta una vabbè, botta di culo prendendo abbastanza il forti. supporto, anche se vabbè, era ora, cioè, mi ricordo che c'era un L'ultima periodo volta che ha che, preso il supporto sì, per approvvigionamenti è successo un tantissimo risale. tempo fa. L'alba dei E tempi. ero molto contento e lo volevo subito mandare. Ah, mi sono dimenticato di dire che questa partita la gioco insieme a XDark SniperX96 a Luca, infatti qui ha mandato il conto spionaggio aereo. E niente, che devo dire, che devo dire? Ah! E te che abilità usi? Che perk usi? Beh, io spesso uso Galil silenziato, anche FAMAS Ma con che abilità? silenziato. Spesso uso con più abilità Fantasma, che mi piace molto, sia forte il gioco, perché Non ti colpi bene. ovviamente sei Scusa Andrea, invisibile a guarda qui, c'ho tutto. 15 colpi, a 2 dal supporto Mi e piace boom. anche Sì, perché quello stava con qualcosa di stacco lanciagranate. puro. Poi, vabbè, qui Stavi stavo usando dicendo? due in pausa che Sì, due in stavano. pausa. Stavi dicendo Andrea? Vabbè, Fantasma è molto forte col silenziatore, ovviamente c'è invisibile, Sì. non ti vede nessuno. Poi molto forte, mi piace come esperto, Sì. e comunque con il pro è molto forte, ovviamente è in culo resistente, e puoi trapassare i muri, c'è Sì, anche è per molto buono. forza dei proiettili. Mi piace anche Hacker, che Hager, lo usi anche in veramente questa partita, sì. che è utilissimo, cioè ovviamente. Perché tu magari vedi una Claymore da lontano, altra segna di Come rosso. questo caso, Sì, che non è d'accordo. e allora tu pensi, lì dietro ci sta qualcuno, lancio una storpiente. Io qui non me ne accorto perché la mette dopo. E vabbè, l'ho ucciso. Comunque, Qui come vedi, Eros. faccio. Sì, vero, vero. Qui faccio una serie veramente, mi pare di 15 uccisioni, non mi ricordo bene. E Mi ha prendo un detto 30. comando. Sì, vabbè, 30 con il supporto. E poi basta, va Qui fa una bene. bella doppia. Sì. Allora, ci sono un po' di novità. Allora, prima di tutto, non so se l'avete visto, comunque nel nostro canale abbiamo fatto, nel secondo video, ci sta una specie di intro, cioè una specie di clip dove abbiamo il nostro nome del clan, cioè Dangerous Gaming, fatta da Warrior Editing e lo volevamo ringraziare. Poi, niente, cioè, noi continuiamo a fare i video e come potete vedere i video non sono in alta definizione, anche perché questo video l'ho fatto io, cioè la partita l'ho giocata io e
oltre di solo un po', cioè non è grandissimo, non è neanche in varie alta definizione, non lo so, quindi non si vede neanche benissimo. Quindi niente, a 100 iscritti vogliamo comprare l'HDPVR e iscrivetevi numerosi, mettete un bel mi piace perché comunque ci fate contenti. E qui fra un po' farò una strage col, cioè una strage nel vero e proprio senso della parola, cioè non è che faccio una strage che ne uccido tanti, ma proprio faccio strage. Mi pare qui. Boh, non so se avete capito, però vabbè, lo stesso. Gioco di parole. Sì. Qui faccio 15 uccisioni col primo supporto e una col secondo. Eccola qua la Ecco strage, sì. perché mi piace il supporto. Io quando vendo il supporto c'è sempre quello con lo Strella 3 che arriva, Sì. boom, boom, morto. Ma io infatti Anche ultimamente. se, ma anche se la prendo meritatamente, cioè prendo 9 uccisioni di fila, è una cosa che odio. Odio anche quando succede questo, Sì. che chiami il supporto aereo 8 volte per 5 minuti e ancora non arriva nessuno. Qui infatti l'ho velocizzato perché, boh, non mi ricordo, mi pare che lo volevo chiamare subito perché stava per finire il tempo. Comunque, ecco, no, era una partita di dominio e in questa partita non mi sono concentrato principalmente. Qui mi uccido, mi sono concentrato principalmente non su. Sulle. Diciamo sulla conquista degli obiettivi, ma bensì su. Sull'uccisione, cioè sulle kill. Guardate qui, uccido questo, lo mando in seconda occasione e Sto quello fesso. muore. Confesso. Io infatti qui ho ricaricato, ho aspettato, non volevo fare la sua Cosiddetto stessa nabbo. fine. E poi niente, che posso dire? Ah, questo qui mi uccide col Tomahawk, mi pare, dovrei. No, non è qua. Boh, dopo. Mi uccide col Tomahawk. Alla prossima uccisione. Qui volevo fare tipo quello potente, lo sborone con le doppie pattern, però mi uccidono. Ecco, mi pare qua che mi uccidono, se non mi vorrei sbagliare. Prima volta non uccido Comunque. il Tomahawk con una distanza epocale. A me non è mai successo, il Tomahawk a gross range mi pare, cioè che attraversa tutta la mappa. A me, boh, all'inizio della mappa, boh. A me non è I mai borelli, successo. ci passano No, le ma è troppo figo. Io l'ho fatto qualche volta, ma ci ho fatto, mi pare in tutto ce l'ho fatto 10 uccisioni, ma da una distanza un po' più ravvicinata, cioè non lontanissimo. Comunque, Qui vabbè faccio il colpo alla testa. io E penso che da Blood Ops notare. sia molto Sì, bello. cioè. Anche rispetto a Mod, cioè, Modern Warfare magari è un bello per le private, cioè tu li fai un Peace co-op Corps, per no, fare queste cose scop. insieme. Allora lì magari vai già a Modern Warfare, Sì, diventi ecco più. qua, Ma questo è là il ci Tomahawk. stanno, cioè se tu non sei molto bravo perché magari sei abituato più a Eccolo qua, certe Tomahawk. funzioni di Black Ops che non ci sono su Modern Warfare, ma su Modern Warfare sono quelli che al decimo prestigio, livello 70, che ti spaccano, non puoi andare a giocare. Io in questi giorni ci vado e boh, dopo Alcune volte proprio viene faccio ucciso. cose come 3-20 tipo. Vabbè, ma poi dipende pure, guarda qui da lontano, manco si vedeva. Dipende pure ad esempio da con chi stai squadra, se magari stai squadra con delle Molto persone che non spesso ti sto aiutano oppure stai con contro delle persone persone. che comprano appena il gioco, perché spesso sono persone che comprano do molto dopo che sei uscito, e spesso mi do una persona che stanno tutti a livello al manco il primo prestigio, e contro dei clan, interi clan che stanno al decimo prestigio a livello 70. Sì, succede. Poi io penso che Black Ops sia abbastanza buono perché allora ci sta poca gente con lanciagranate. L'unica cosa brutta che lo rovina è la RCXD e non smetterò mai di dirlo, anche se devo dire che è una cosa fortissima perché se tu è inflessibile a 2 uccisioni, Un'altra cioè uccisione fai un'altra sicuro. uccisione sicura per forza. Anche se poi perdi molto tempo, Sì. eh. Cioè con la respira magari muori più Sì. volte, però Allora è anche ragazzi, impossibile fare più qui il uccisioni. video sta per finire, niente, siamo arrivati alla fine. E mo aspetterete un attimo un po' perché vi parlerò un attimo delle news, delle notizie. Allora, vabbè, questo era un doppio commentary fatto per voi, per più o meno i 10 iscritti. E lo metteremo quando si supereranno i 10 iscritti. E iscrivetevi numerosi, aspettatevi altri video, doppi commentary e anche una sorpresa per i 25 iscritti. Ciao a tutti ragazzi! Ciao!